Marco Saro Porcheddu è autore di Le cronache dell'impronta, un libro di fantascienza ambientato in Sardegna, uno dei pochissimi. Sì, forse uno dei, non so quanti siano effettivamente, non credo più di due. La particolarità è che è completamente ambientato in Sardegna. I personaggi sono tutti sardi e mi sono ispirato a delle figure reali, a persone che conosco realmente. Sono state veramente di aiuto proprio per l'impostazione dei personaggi e del racconto. La tipica sassarese era fondamentale per questo racconto, soprattutto perché volevo che non fosse un classico romanzo serio impostato. Doveva essere anomalo. Il sottotitolo del romanzo, appunto, è qualcosa di anomalo. Ecco, che tipo di fantascienza troviamo in questo libro? Beh, se dovessi svelare la particolarità, va da sé che forse il romanzo in sé, non ha motivo d'essere. Lasciamo il segreto a chi legge. Sta di fatto che il racconto è impostato sull'aspetto primario della Sardegna e fondamentali sono i personaggi sassaresi, due personaggi sassaresi che si trovano all'improvviso a essere, parte di un progetto così grande che è impossibile da contemplare, soprattutto se si tratta di due persone con la nostra verve, con il nostro modo di essere e con la nostra simpatia, tipica di Sassari. Ecco, il libro è stato, diciamo, snobbato da case editrici locali e anche nazionali, mentre invece ha avuto una pubblicazione internazionale. Sì, l'ha prodotto la Shadow Books Editore, che è una casa che si trova a Lisbona e ha un riscontro internazionale. Sì, effettivamente. È stata una cosa che mi ha fatto molto piacere, soprattutto perché dopo aver bussato a varie case, anche sarde, qualcuno di livello internazionale ha considerato il romanzo che io proponevo atto a essere pubblicato.